Amici di Android Blog, siamo ancora qua a Milano dopo la presentazione ufficiale di HTC M8. Iniziamo a vedere le prime caratteristiche, le prime funzioni particolari che ci possono essere in questo dispositivo. Innanzitutto vedete lo schermo ancora scuro, noi facendo uno swipe verso destra possiamo attivare direttamente Bing Feed, oppure se noi abbiamo utilizzato un'applicazione recentemente facendo uno swipe verso l'altro, ovviamente adesso non funziona ma ve lo facciamo vedere, scusate, andiamo su internet e siamo qua, sbloccando il dispositivo, andando in su ritorniamo sulla nostra pagina internet di Android Blog, mentre ci sono altre funzioni che purtroppo funzionano, diciamo, con la rete collegata e quindi non possiamo farvi mostrare. Andiamo a vedere anche le impostazioni soprattutto per quanto riguarda le impostazioni delle gesture, che ora non trovo, un attimino, ecco qua, display e gesti, movimento motion mouse. Qua possiamo trovare tutte le informazioni, abbiamo anche la guida, quindi ci spiega praticamente quello che noi possiamo andare a fare, avremo varie impostazioni che potremo settare come meglio vogliamo. Poi passiamo alla fotocamera che è stata ridisegnata, qua abbiamo la possibilità di attivare e disattivare flash LED, qua abbiamo le impostazioni veloci, la possibilità di settare gli ISO, l'automatico eccetera, e qua maggiori informazioni riguardanti proprio le impostazioni, quindi il ritaglio, la griglia, l'etichettatura eccetera. Inoltre se vogliamo passare nei video dobbiamo schiacciare in questo lato dove possiamo fare una fotocamera, possiamo fare un ritratto, possiamo fare un video, fare il classico scatto con la doppia fotocamera, la panoramica 360 e infine fare anche utilizzare Zoe. Andiamo adesso nella galleria per andare a vedere tutte le impostazioni che sono presenti nell'album, prendiamo una foto a caso, sono stati usati dai colleghi precedentemente. Ok, ci troviamo qua, andiamo su modifica e come potete vedere ci sono varie funzioni, long focus, u-focus scusate, che è la possibilità di mettere a fuoco più o meno soggetti, il primo piano, la polarizzazione, la dimensione, il ritocco, possiamo mettere dei filtri, simile un po' possiamo dire a Instagram, le cornici ovviamente, e abbiamo vari strumenti, il fatto di ridisegnare, ruotare, ritagliare, capovolgere e infine raddrizzare la fotografia. Diciamo che per ora è tutto da questo focus sulle funzioni principali di questo HTC One M8 da Mattia Pignataro per AndroidBlog.it.